Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6 edizione della sera. Apriamo con la politica perché si accende la sfida per la carica di primo cittadino a Chieti. Nel centro-sinistra c'è l'apparentamento tra Diego Ferrara e Paolo De Cesare ufficiale, mentre dall'altro lato, nel centro-destra, la lista di Forza Chieti va verso l'appoggio al candidato di centro-destra Fabrizio Di Stefano, mentre un'altra parte della coalizione di Bruno Di Iorio potrebbe scegliere il versante opposto, ovvero quello di appoggiare il centro-sinistra e Ferrara. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. L'unico apparentamento ufficiale a Chieti lo ha siglato Diego Ferrara. Il patto con Paolo De Cesare porta in dote al candidato di centrosinistra il 12,61% della coalizione civica esordiente in queste elezioni comunali. De Cesare sarà vice sindaco di una eventuale giunta Ferrara, con in più per il suo gruppo la delega alla cultura. Discontinuità e rinnovamento. Questa discontinuità con il passato la può assicurare solo il dottor Ferrara, che è un galantuomo, una persona per bene, una persona che davvero ha a cuore le sorti della città di Chieti e non lo fa per interessi come qualcun altro di rilanciare la propria carriera politica. Ferrara potrà contare anche sull'appoggio dei 5 Stelle di Amicone e continua a dialogare con l'altro candidato civico Bruno Di Iorio, lasciando porta aperta ad un accordo politico. Non è stato possibile fare l'apparentamento prevalentemente e essenzialmente per la disomogeneità della coalizione, ma non la Lasciamo ovviamente la porta aperta a tutte le convergenze. Nel campo opposto, quello del centrodestra, l'accordo politico con Febbo e la lista di Forza Chieti è cosa fatta. Con l'assessore regionale, che dopo essere riuscito a costruire una forza civica quarto partito in città, è pronto a tornare nella sua collocazione naturale. Una decisione che spacca l'alleanza di Di Iorio e potrebbe dare il via ad accordi trasversali delle liste che la compongono, animate da ispirazioni politiche differenti. Evidentemente che Mauro Febbo rappresenta un interlocutore importante, sia per i numeri dimostrati, sia perché la collocazione naturale di quella lista è il centrodestra. Ma non ci fermiamo a quello, noi stiamo cercando di parlare alla città. Infatti noi già da sabato siamo ripartiti per i quartieri, stiamo facendo incontri su tutti i quartieri, perché il vero apparentamento io lo voglio con la città. Intanto i toni della campagna elettorale si alzano. Botta e risposta proprio sugli apparentamenti. Per Di Stefano, il manovratore dell'accordo De Cesare Ferrara, sarebbe il senatore PD D'Alfonso, pronto a mettere l'ipoteca sulla città. Ma soprattutto penso, e questo Chieti lo ha capito, a chi sta dietro tutta questa operazione, cioè sempre la stessa persona, Luciano D'Alfonso, che ha il pallino fisso di dover monopolizzare Chieti per renderla subalterna alla sua Pescara. Non ci riuscirà, anche questa volta purtroppo per lui, per fortuna per Chieti, saranno puniti. La replica stizzita di Ferrara non tarda ad arrivare. Il candidato di centrosinistra si dice pronto anche ad adire le vie legali contro Di Stefano. Luciano D'Alfonso, io neanche lo conosco. Allora, se il senatore Di Stefano ha una registrazione telefonica, una foto, una registrazione televisiva in cui mi ha visto andare a prendere anche solo un caffè D'Alfonso, me lo dica, altrimenti, se continua su questi termini, vaglierò anche le vie legali. Tutt'altra storia ad Avezzano, dove sarà una sfida secca tra Gianni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. Ad Avezzano non si sono chiusi apparentamenti, è sfumato l'accordo tra Lega e Forza Italia. Di Pangrazio prova ora a intercettare i voti dei moderati. Si ripartirà dalle squadre che si sono affrontate nel primo turno. Fuori di metafora calcistica, ad Avezzano niente apparentamenti né per il civico Gianni Di Pangrazio in vantaggio con il 32,74% né per Tiziano Genovesi, fermo con il suo centrodestra al 21,18%. L'accordo tra Lega e Forza Italia, che al primo turno ha sostenuto Anna Maria Taccone, è sfumato. Il coordinatore regionale azzurro, Nazario Pagano, ha spiegato che è stata persa l'occasione di superare le divisioni della campagna elettorale, riunendo tutto il centrodestra, perché ai forzisti è stata sbattuta la porta in faccia.
Pronta la risposta di Luigi D'Eramo, coordinatore regionale della Lega, che ricordando il confronto di questi giorni con Forza Italia ha dichiarato che gli azzurri non sono stati estromessi né tantomeno strattonati. Noi ragioniamo di programmi e non di posti in giunta, ha dichiarato D'Eramo, quindi abbiamo rifiutato l'apparentamento tecnico. Avremmo voluto, continua il segretario regionale della Lega, un'apertura per un ragionamento politico sullo sviluppo di Avezzano. D'Eramo conclude il suo intervento invitando comunque gli amici di Forza Italia a votare per Tiziano Genovesi, cosa in cui confida lo stesso candidato sindaco che rinvia la ricomposizione del centrodestra alla vittoria dopo il ballottaggio. Il mancato accordo in casa centrodestra rilancia ancora di più le ambizioni di Gianni Di Pangrazio, già forte del consenso registrato dalle sue 8 liste e dalla sua persona. Il candidato civico, già stato sindaco di Avezzano, alla testa di una coalizione di centrosinistra, strizza l'occhio a Mario Babbo e al PD, oltre che al dissidente di centrodestra Del Boccio. Anche qui nessun apparentamento ufficiale, ma è chiaro che le forze di centrosinistra potrebbero convergere decise su Di Pangrazio, non fosse altro che per scongiurare la vittoria del centrodestra e del candidato di Salvini. Di Pangrazio, infine, prova ad inserirsi nella contesa nel campo dei moderati e rivolge un appello proprio a loro, invitandoli a condividere il suo progetto per la città. Veniamo ora al bollettino sull'andamento dell'emergenza sanitaria. Sono 4 i nuovi casi di coronavirus quest'oggi in Abruzzo, d'età compresa tra i 37 e gli 87 anni. I nuovi contagiati portano il numero complessivo degli attualmente positivi a quota 857, meno 5 rispetto a ieri, considerando i dimessi e guariti. Nelle ultime 24 ore vi è stato anche un decesso, si tratta di un 86enne di Pescara, che porta a 479 il numero delle vittime abruzzesi risultate positive al tampone. Dei 4 casi di oggi, 3 fanno riferimento alla provincia di Pescara, 1 a quella dell'Aquila. Attualmente 54 pazienti, più 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4, meno 1 rispetto a ieri, sono ricoverati invece in terapia intensiva, mentre gli altri 799, meno 8 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza oggi sono stati effettuati 196.626 test, di cui 189 nelle ultime 24 ore. I dati della pandemia in Abruzzo sono forniti dall'assessorato regionale alla sanità. Andiamo ora a Teramo, dove residenti e commercianti di Piazza Sant'Anna si convocano in assemblea per decisioni drastiche contro l'escalation di vandalismo e violenza da parte di cosiddette bande di adolescenti nella zona. L'amministrazione comunale annuncia l'installazione di telecamere, ma gli abitanti del quartiere si stanno organizzando anche in vere e proprie ronde. Tania Bonici Castelli. A 2 passi dal Duomo di Teramo c'è Piazza Sant'Anna, splendida per i suoi scavi archeologici e cuore di interamni antica. Sarebbe più esatto dire c'era. Oggi è un campo di battaglia. Ogni giorno fazioni di adolescenti furiosi e ubriachi si affrontano a colpi di bottiglie, lanciano pietre sulle vetrate che coprono le domus romane, danneggiano tutto quello che trovano in strada, compreso macchine, arredi, contatori dell'acqua e della luce. Questi ultimi in particolare sono il luogo preferito dove depositare la droga, che viene spacciata di giorno e di notte. Un disastro quotidiano che ha esasperato residenti e commercianti che si sono autoconvocati in assemblea per decisioni drastiche. Che cosa vede dalla sua finestra e cosa propone? Io vedo assembramenti in questo momento assurdi di ragazzi che si ammucchiano sulle panchine, le distruggono, non hanno la mascherina ovviamente, anche i nostri qui bei coccodrilli sono spesso presi d'assalto, spostati, ma non è quello, perché purtroppo nella zona laterale agli scavi si infilano dappertutto, fumano e fanno anche dell'altro, quindi noi siamo costretti a guardare questa situazione e fra l'altro ad avere anche paura. Cosa fanno con le bottiglie? Qui è un camposanto di vetri, la mattina esco con i cani, quelle che vedo ancora che non sono rotte le butto, ma è tutto è invivibile, Teramo centro è invivibile, ogni qualvolta c'è un evento e tutti i weekend le vie del centro sono diventate un urinatoio pubblico. Noi siamo esasperati qui, gente che ti viene fino a sotto la finestra alle 3 di notte a sparare petardi, a barrompere il vetro, e poi la cosa incresciosa è che ormai non saranno anche stufe le forze dell'ordine, perché non vengono più nemmeno quando le chiami 3-4 volte al giorno. Noi qui in centro storico siamo esasperati, non ne possiamo più.
Ma com'è possibile che una zona tanto centrale ed elegante come Piazza Sant'Anna sia diventata luogo di scorribande violente e illecite? L'amministrazione comunale ha annunciato l'installazione di telecamere a partire dal 3 ottobre prossimo. Se forze dell'ordine e istituzioni minacciano i residenti, non fermeranno questo scempio. Interverremo noi personalmente. Guardi, veramente, io non so più che pensare. Questi ragazzi noi li stiamo osservando adesso da 15-16 anni che veramente non sanno come passare il tempo, si annoiano, penso che si annoiano, poi il fumo, la droga, si divertono a danneggiare, a rompere tutto, a sfasciare tutto, a giocare a pallone con, tirando il pallone sulle portiere delle macchine, far la guerra delle bottiglie, basta, rompono tutto. Se torniamo indietro qualche anno fa, noi abbiamo avuto già qualche vicenda strana con questi ragazzi, non questi credo. L'abbiamo risolta da noi, l'abbiamo risolta da noi. Come? L'abbiamo risolta da noi. Torniamo ora sulla politica perché domani approda in Consiglio regionale la legge urbanistica. I consiglieri del Partito Democratico annunciano battaglia e chiedono modifiche alla norma che presenta, a loro detta, numerose criticità. Scopriamo quali. Tutti i gruppi del centro-sinistra in Consiglio regionale domani esprimeranno le proprie preoccupazioni per questa leggina in materia urbanistica che sostituisce sostanzialmente una grande esigenza invece avvertita dal territorio, dai professionisti e delle associazioni, cioè un nuovo testo unico sull'urbanistica a distanza di 37 anni dalla legge 11 del 1983. Tanti punti che ci fanno sobbalzare dalla sedia: da regione verde d'Europa diventeremo la regione da verde da bar, consentendo a pub, ristoranti e bar di utilizzare con i propri tavolini anche il verde pubblico, quando invece già il governo è intervenuto per consentire l'occupazione gratuita di spazi pubblici ma non verde, che noi chiederemo naturalmente di eliminare. Stessa cosa sull'articolo 15 che riguarda l'utilizzo di appartamenti pubblici o privati per usi non consentiti dalla legge, senza un titolo edilizio a monte. Questo per 2 anni significherà che anche dentro gli appartamenti dei nostri comuni si potranno realizzare ristoranti, discoteche, bar, e al termine dei 2 anni il comma 5 prevede che i comuni potranno prendere in considerazione quello stato di fatto soltanto a loro comunicato e diventare definitivo. E poi ancora abbiamo molto da dire sull'articolo 6 che riguarda la valutazione ambientale strategica, perché si sostanzialmente contraddice la norma nazionale integrando VAS e procedura urbanistica. Questo poi si unirà naturalmente all'articolo 5 che modifica l'originario articolo 33 prevedendo una serie di procedure che non saranno più varianti e che quindi non consentiranno più ai cittadini di conoscere queste procedure, di partecipare e di presentare osservazioni. Anche se in maniera ridimensionata per via del distanziamento sociale per il Covid-19, si è svolta anche quest'anno la Race for the Cure organizzata dalla delegazione Abruzzo di Comen Italia. L'evento di sensibilizzazione nella lotta ai tumori al seno si è svolto in maniera virtuale con una tavola rotonda in Piazza Salotto a Pescara. La pioggia, scesa copiosamente per tutta la mattinata su Piazza della Rinascita di Pescara, non ha fermato l'evento Race for the Cure virtuale europea 2020. L'evento, organizzato dal Comitato Abruzzo di Comen Italia, ha proiettato Pescara tra le numerose città europee che nel weekend scorso hanno animato la versione virtuale ed a distanza della manifestazione. L'unica possibile, che ha l'obiettivo comune di accendere i riflettori su una patologia oncologica complessa che ogni anno colpisce oltre 50.000 donne nel nostro paese e che va contrastata con un'arma preziosa, la diffusione della cultura della prevenzione. Lo tsunami emotivo che comporta, legandoci in un abbraccio virtuale che trasmetta forza, grinta e determinazione, perché è questo che dobbiamo avere nell'affrontare questa patologia. Questo è per me il vero spirito della Race, e purtroppo quest'anno non abbiamo potuto realizzare l'edizione dal vivo, ma questa edizione virtuale è altrettanto importante per mantenere alto il livello di attenzione su una patologia
patologia che purtroppo ogni anno colpisce 50.000 donne nel nostro paese e una donna su 9 sperimenta questa patologia. Il dato che fa sperare arriva dalle donne che riescono a superare questa patologia con percentuali che si attestano intorno al 90%, ma il tumore alla mammella continua ad essere in costante crescita. Secondo i dati, quest'anno si arriverà a toccare quota 55.000 donne operate in Italia. A preoccupare anche la soglia di età che si sta abbassando, sotto i 50 anni per il 41% delle donne. Noi operiamo sempre di più, un po' come un gatto che si morde la coda, cioè noi operiamo sempre di più, però apriamo la porta degli ambulatori, gli ambulatori sono sempre più pieni. È importante che le donne facciano sempre i controlli. Bisogna cominciare a fare i controlli anche in età più giovanile, perché ormai capita spesso di operare delle donne sotto i 30 anni. E ora un'ampia pagina sportiva per fare il punto dei match disputati nel weekend, ma anche per vedere come le squadre abruzzesi si preparano alle prossime competizioni. Il Pescara è tornato ad allenarsi dopo il pareggio interno di sabato pomeriggio contro il Chievo. Mercoledì alle 15.30 infatti allo stadio Adriatico Cornacchia, prima uscita in Coppa Italia per il Delfino, che incontrerà il Notaresco, che meno di una settimana fa ha eliminato il Catania. Probabile che il tecnico biancazzurro Massimoddo possa far esordire l'attaccante Raul Asensio, appena approdato in Abruzzo, in prestito dal Genoa. Non sarà a disposizione Masciangelo, uscito sabato pomeriggio e sostituito da Jarosniski. Rischia di saltare anche la seconda di campionato contro la Regina. Intanto freme il mercato, il Delfino si appresta ad abbracciare Fernandez de Cunha e il difensore Salvatore Bocchetti. Nelle prossime ore potrebbe raggiungere la squadra di Oddo anche Gut e Vokic, mentre si prova a chiudere anche per il difensore Antei del Benevento, ma bisogna fare anche delle uscite sul taccuino della dirigenza. Si cerca una sistemazione per Ventola, Elisalde, Crecco, Borrelli, Di Grazia e Bunino. C'è tempo fino al 5 ottobre, quando si chiuderanno le trattative per il trasferimento dei giocatori. Andiamo ora in Serie C, dove è iniziato alla grande il campionato del Teramo, che vince al Bonolis, la prima di campionato contro il Palermo. Successo per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Santoro e di Francesco. Soddisfatto il tecnico biancorosso Paci, ascoltiamolo nel servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo vince, ma soprattutto convince. Primo sorriso in campionato contro il Palermo, semplicemente annichilito 2-0 dalla formazione biancorossa, che vince soprattutto meritando nei 90 minuti il successo, giocando meglio di un Palermo spesso irretito dall'11 di casa. Siciliani con Saraniti davanti, ma senza Santana, almeno all'inizio. Al suo posto Canutè nel 4-2-3-1, che vede Peretti a destra, Crivello a sinistra. Teramo con Diachité centrale e recuperato Cancellotti a destra, davanti Pinzauti, terminale offensivo nel modulo speculare a quello rosanero, ma è un primo tempo di grande attenzione. Si gioca sotto la pioggia che arriva sul Bonolis, ma di occasioni ce ne saranno poche. La prima dopo un minuto col destro di Palazzi centrale, bloccato da Lewandowski. Poi tanto equilibrio. Al nono Peretti rischia con un intervento su Santoro, nessun provvedimento per l'arbitro. Al 22esimo buona azione del Diavolo, tutta in verticale con Cancellotti che crossa da destra un pallone che Costa Ferreira in qualche modo addomestica e gira verso Pelagotti, che non ha problemi a bloccare la conclusione del portoghese. Palermo in affanno in una zona centrale di tempo nella quale il Teramo si fa preferire, ma è Floriano a provare a suonare la carica su punizione dal vertice dell'area, pallone che sfiora l'incrocio dei pali. Proteste biancorosse al 38esimo per una manata galeotta di Saraniti su Diachité. Maranesi di Ciampino estrae il giallo per il centravanti rosanero. Ultima emozione della prima frazione è quella che regala Ilari col sinistro deviato che Pelagotti controlla in corner. Se il primo tempo era stato equilibrato, il secondo è pressoché un monologo del Teramo. Pronti via in due minuti, Pinzauti potrebbe segnare in due circostanze: nella prima su cross di Ilari, ma l'attaccante non arriva alla battuta di testa, mentre dopo nemmeno 60 secondi l'ex Novara colpisce la traversone di Cancellotti ma alza troppo la traiettoria. E il preludio al vantaggio di casa che arriva al 57esimo, sempre tutto in verticale con Costa Ferreira che trova il corridoio per Santoro, che ha una prateria davanti, la prende tutta e col destro apre il piattone, trafigge Pelagotti. Ancora segno Santoro contro la squadra che lo ha cresciuto. Il raddoppio sarebbe
sarebbe a portata di mano al 62esimo. Sempre Costa Ferreira da corner trova Pinzauti dimenticato da tutti, stoccata di un soffio larga, entra anche Mungo nel diavolo del Palermo, nessuna traccia invece, solo la punizione al 78esimo di Silipo da distanza siderale che Lewandowski devia in corner. Paci però dopo un giro di lancette pesca il jolly dalla panchina, fuori Pinzauti, dentro Davide Di Francesco che ci mette 30 secondi per spaccare in due la difesa rosanero e sparare una diagonale destro micidiale sul secondo palo. 2-0 diavolo e gara in ghiaccio fino alla fine, un successo prezioso e strameritato per il Teramo che parte con il piede giusto e adesso ha ancora qualche giorno per completare l'organico, ma la trasferta del San Nicola di domenica prossima fa davvero molta meno paura. Per il Palermo invece la strada da percorrere è ancora molto lunga. Ancora calcio, vittoria in rimonta per il Notaresco nell'unico scontro tra abruzzesi della prima giornata di Serie D. La squadra di Epifani si impone per 1-2, mercoledì si giocherà il secondo turno di Coppa Italia, come abbiamo detto prima, contro il Pescara. Roberta Di Sante. Così come a Catania, il Notaresco batte in rimonta 2-1 il Pineto nel derbissimo del Mariani Pavone e vince anche in campionato la prima partita dopo la Coppa nel 4-2-3-1 di Amaolo. Out per infortunio della quercia sulla fascia, agisce Pierpaoli, in mediana con Paoli c'è D'Angelo, Tomassini vince il ballottaggio in avanti con Olcese mentre l'ex Salvatori parte dalla panchina. 4-3-3 per mister Massimo Epifani che schiera Sciba tra i pali, fa esordire dal primo minuto il 2003 Sorrini in difesa, in campo anche gli ex Speranza e Bianciardi. Il tridente d'attacco è composto da Banegas, Dos Santos e Cancelli. Si gioca davanti a 150 tifosi locali e 50 giunti dalla vicina Notaresco. Ad approcciare meglio la contesa sono i locali che alla prima vera occasione utile sbloccano il risultato. All'ottavo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Nicolao, Ciarcelluti centra la traversa e Pierpaoli, ben appostato, ribadisce in rete firmando il primo gol biancazzurro della nuova stagione. La reazione del Notaresco al minuto 20 passa dai piedi di Cancelli che con un velenoso rasoterra lambisce il palo. La gara è godibile tra due formazioni che rispondono colpo su colpo. Doppia occasione in due minuti per i locali. Al 23esimo Verdesi si invola sulla fascia e prova a servire Tomassini in area, ma su di lui fa buona guardia Colombatti. Un minuto più tardi, ancora su un angolo di Nicolao, Tomassini ostacolato non ci arriva e si lamenta per una trattenuta. Non è dello stesso avviso però il direttore di gara. Dal possibile raddoppio biancazzurro così si passa al pareggio rossoblu. Ancora Cancelli dalla sinistra mette in area una sorta di tiro cross. Mercorelli non trattiene la sfera, carambola sul palo e varca la linea per l'1-1 ospite. Il Pineto chiude in attacco il primo tempo. Al 38esimo scambio tra Palumbo e Paoli che se ne va in contropiede. Colombatti interviene fallosamente su Palumbo. Il direttore di gara non concede del vantaggio tra le proteste pinetesi e ammonisce il difensore rossoblu. Ultimo acuto al 46esimo con Pepe che svetta più in alto di tutti ma non riesce a impattare bene la sfera che termina a lato. Nel secondo tempo Notaresco che torna in campo con un altro piglio e più motivato sfiora il vantaggio già al nono quando un ottimo Nicolao fa un grande intervento in scivolata su Frulla, ma gli ospiti crescono e al 14esimo firmano il sorpasso con una ripartenza fulminante. Bella azione corale dei rossoblu in contropiede, lo scambio Banegas, Cancelli, Lattarulo con quest'ultimo che vede Dos Santos in area, il cross con il contagiri per il centravanti che di rapina non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Serie di cambi quindi per Amaolo che prova a ridisegnare la squadra sostituendo Pierpaoli, Ciarcelluti, Orlando e Palumbo con Serra, Olcese, Bugaro ed Esposito. E proprio quest'ultimo al 24esimo sfiora il pareggio locale centrando la traversa da posizione defilata. Al 29esimo spazio anche per l'ex capitano del Notaresco Salvatori che rileva Tomassini costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco dopo un tentativo di intercettare un profondo cross dalla destra. Ma il Notaresco controlla il risultato senza strafare e non corre praticamente più rischi. Al 37esimo è buona l'intenzione di Bugaro che prova a servire Olcese ma Sciba è attento e blocca in uscita. Dopo 5 minuti di recupero così è il Notaresco a gioire sotto la pioggia incessante del Mariani Pavone. Qualche errore di troppo condanna la squadra di Amaolo che nonostante la buona prestazione rimane a bocca asciutta e si appresta ad affrontare il secondo derby stagionale contro il Castellano.
Castelnuovo, momento d'oro per il notaresco di Epifani che dopo la vittoria al Cibali di Catania mercoledì dovrà affrontare il Pescara all'Adriatico Cornacchia in una storica giornata di Coppa. Sconfitta per il Giulianova che tra le mura amiche perde per 2-0 contro il Vasto Girardi in una gara condita da tante polemiche per la direzione dell'arbitro che annulla nel finale la rete di Antonelli che sarebbe valsa il pareggio prima del raddoppio molisano. Paolo Renzetti. Amaro esordio stagionale per il rinnovato Giulianova, battuto al Fadini per 2-0 dal Vasto Girardi, al termine di una gara da due volti e caratterizzata dalle proteste giuliesi per il gol del pareggio annullato nel finale per fuorigioco. Onore però ai molisani, autori di un gran secondo tempo. Il trainer di casa Federico Del Grosso lancia dal primo minuto il fratello ed ex biancazzurro Cristiano. Sulla panchina degli alto molisani c'è il pescarese doc Fabio Prosperi. Si gioca a porte parzialmente aperte con la presenza di circa 400 spettatori. Parte subito forte la compagine giallorossa che al decimo arriva ad un passo dal gol con il tiro di Danna respinto da Guerra prima del tentativo in tapin di Mitta con ancora la respinta del portiere molisano. All'undicesimo cross di D'Antonio per Paudice che di testa sotto misura chiama Guerra al miracolo. Sugli sviluppi del corner Mitta colpisce di testa con un difensore ospite che salva alla disperata sulla linea. Locali all'assalto con i molisani in difficoltà. Al diciassettesimo si infortuna in un contrasto di gioco dubbio in area molisana con il portiere ospite Danna che è costretto a lasciare il campo a Ravanelli. Protestano i giuliesi ma per il direttore di gara non c'è nulla. Continua intanto ad attaccare la squadra di casa anche se al ventitresimo i molisani reclamano il rigore per una caduta in aria di Guida dopo un contatto. Anche in questo caso il direttore di gara non interviene e anzi assegna il calcio di punizione alla formazione di casa. Con il trascorrere dei minuti si placa però la foga giuliese con la squadra di Prosperi che riesce ogni tanto anche a farsi vedere dalle parti di Amadio pur senza pungere. Il campo allentato per la pioggia non agevola il compito dei ragazzi di Federico Del Grosso che mantengono il pallino del gioco pur senza riuscire a rendersi ancora pericolosi. Nella ripresa al primo minuto pronti via ed ecco il fulmineo vantaggio ospite con Mercai che nella più classica delle azioni di contropiede riceve palla e tira battendo Amadio per l'1-0 molisano. Gara che si mette così in salita per i ragazzi del presidente Bartolini che accusano il colpo con mister Del Grosso che al sesto manda in campo Barlafante per Dercole. Al settimo rischia però la frittata il Giulianova con Camara che si divora il gol del raddoppio mettendo il pallone al lato da ottima posizione. Dopo lo scampato pericolo prova a ripartire il Giulianova ma i giallorossi appaiono impacciati e disordinati al cospetto ora di un Vasto Girardi ordinato e che anzi al quindicesimo con Pesce crea ancora un pericolo dalle parti di Amadio che salva. Ora però è tutta un'altra partita con gli ospiti a dominare. Al sedicesimo infatti Mercai tutto solo in aria fallisce ancora il raddoppio. Padroni di casa quasi riconoscibili nel secondo tempo in cui non riescono mai a farsi vedere con pericolosità dalle parti di Guerra. E così al quarantesimo è Bruni per gli alto molisani a divorarsi il 2-0. Il Giulianova resta nonostante tutto in partita e al quarantaduesimo trova anche il pari con Antonelli ma la rete viene annullata per fuorigioco da Zago di Conegliano Veneto con una decisione che appare piuttosto dubbia. Si arriva così al recupero con gli assalti finali giallorossi e al 47esimo il raddoppio degli ospiti con Guida che mette la parola fine sul match. E deve accontentarsi del pareggio la Vastese che al Maglio Scopigno di Rieti sciupa con Obodo un calcio di rigore e poi non riesce più a trovare il gol della vittoria. Gli uomini di Silvia però in questo modo con lo 0-0 cancellano quel meno 1 in classifica. La nuova stagione della Vastese di Massimo Silva parte dallo stadio Centro d'Italia, Manlio Scopigno contro il Rieti. La formazione aragonese, ampiamente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, si presenta a questa partita d'esordio con il 3-5-2. Tra i pali c'è Di Rienzo, in difesa ci sono Cardinale, Di Filippo e Altobelli. In mediana Obodo con Di Prisco e Logoluso, i quinti sono Pollace e Solimeno. In avanti il duo sorgente calabrese. Tribuna invece per l'ex Pescara e Teramo Diallo, aggregatosi alla squadra solo nelle scorse
scorse ore. Modulo speculare per il Rieti, allenato da Stefano Campolo. In porta c'è Saglietti, la retroguardia è composta da Orchi, Padovani e Montesi. A centrocampo Mattei, Tirelli ed Esposito. I quinti sono Zona e Tiraferri. In avanti Galvagno con Elefante. Dirige l'incontro Leonardo Tesi di Lucca. Prima del via, minuto di silenzio per ricordare il direttore di gara Daniele De Sanctis, ucciso nei giorni scorsi a Lecce insieme alla sua fidanzata. Primi 15 minuti di studio con le due squadre che devono fare i conti con il campo pesante allentato dalla pioggia, ma al 17esimo lampo della Vastese con Calabrese che entra in area di rigore toccato da un avversario va giù e per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Obodo che calcia anche bene ma si fa ipnotizzare da Saglietti. Sul tapin è colossale il gol divorato da Calabrese che mette incredibilmente fuori. Al 22esimo Massimo Silva deve subito ricorrere alla prima sostituzione perché non ce la fa Calabrese, al suo posto Guarracino. Prima della mezz'ora è il Rieti a provarci. Break in mezzo al campo di Esposito che vede Di Rienzo fuori dai pali e prova a beffarlo con il tiro dalla distanza, ma tra lui e il gol ce la traversa a dire di no al giovane reatino. Sul finale di primo tempo si fa vedere ancora il Rieti con una punizione battuta corta sul vertice destro dell'area di rigore, ma il tiro a giro di Mattei non inquadra lo specchio della porta. La ripresa parte con gli stessi effettivi del primo tempo in campo e con la pioggia che continua a scendere copiosamente sullo scopigno di Rieti. Per la prima occasione bisogna aspettare il 18esimo, quando il numero 9 Elefante a provarci dalla distanza con la sfera che fa la barba al palo dalla sinistra di Di Rienzo, immobile e che non sarebbe mai arrivato sulla sfera. La Vastese fatica a venire fuori, allora ne approfitta la squadra di casa al 29esimo, ancora con Elefante che dalla distanza fa partire un gran tiro, attento Di Rienzo che respinge evitando il pericolo alla sua squadra. Al 38esimo la Vastese rimane in 10, fallo di frustrazione di Sorgente che scalcia da dietro all'avversario che lo aveva fermato con una trattenuta. La Vastese non demorde e con l'uomo in meno va vicino al gol col Pollace al 40esimo. Bravo l'esterno di Silva a caricare dalla distanza il tiro con la palla che schizza sul terreno viscido, ma per poco non inquadra lo specchio della porta. E questa è l'ultima azione della gara che finisce dopo 5 minuti di recupero. Vastese che con il punto di Rieti quantomeno azzera il meno 1 in classifica. Domenica prossima esordio casalingo nel derby contro il Giulianova. E termina qui questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto potete ritrovarli sul canale YouTube della nostra emittente, sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 23 con l'edizione della notte. Buona serata.